Sono 8 le associazioni sostenute legalmente dal CODA Consabruzzo che hanno presentato un esposto sull'abbattimento dei 58 alberi di via Pantin in zona Pineta a Pescara per il progetto della strada pendolo. Samani Sittin, dei rappresentanti delle associazioni, mentre il taglio delle piante è già stato avviato. Simona Barba, del coordinamento Salviamo gli Alberi, e Francesco Foglietta, CODA Consabruzzo. Sì, abbiamo già presentato un esposto. Il 31 maggio hanno iniziato i lavori e sembra che abbiano abbattuto almeno 10 alberi, purtroppo non ne abbiamo la contezza. L'esposto è sia per gli alberi tagliati sia per il continuo del progetto, perché ci sono parecchie violazioni alle varie direttive europee. In primis la direttiva sulla VIA, la valutazione di incidenza ambientale, perché noi comunque siamo in una zona protetta. Ricordiamo che siamo dentro la riserva. È un progetto di questo genere, denominato strada pendolo, che passa all'interno di un'area naturale protetta, deve essere soggetto a una valutazione di impatto ambientale. In più, abbiamo anche violato le varie direttive sulla natura, per esempio la direttiva Uccelli. Siamo sempre nella riserva naturale regionale dove ci sono oltre 104 specie di uccelli. Il tutto, continuiamo sempre a denunciare questo attentato all'integrità della riserva. Com'è possibile che ci sono legge istitutiva della riserva, legge 4 sulle aree naturali protette, lo stesso piano di assetto naturale territoriale va a proteggere questa riserva e non si è riusciti a entrare e capire che cosa significa proteggere questo terreno? Infatti abbiamo fatto questo esposto rivolto al Presidente della Regione, al Comando dei Carabinieri e della Polizia Forestale, anche al Comune di Pescara in persona del Sindaco Pro Tempore. C'erano anche altre alternative perché il vicino confinante alla predetta zona di abbattimento degli alberi era disposto a donare gratuitamente il proprio terreno, solamente ricevendo in cambio un aumento di cubatura come previsto nelle leggi urbanistiche. E perciò noi ci stiamo unendo per cercare di fermare questa ingiustizia per vari vizi sia di forma che costituzionali.